Benvenute a tutte, realizziamo un nuovo tutorial insieme, qualcosa di molto semplice, qualcosa di facile, in modo che possano realizzarli anche le principianti, anche chi è alle prime armi, per poter fare qualcosa insieme, insomma, cerchiamo di aiutarci a vicenda. Allora, questo tutorial è abbastanza semplice, ma resta anche un qualcosa di grande effetto. Oggi andremo a realizzare un berretto da neonato. Io utilizzerò questo filato, il Clio Baby irrestringibile delicato, proprio adatto per i bimbi perché, come sapete, la lana non deve avere il pelo, deve essere anallergico. Quindi, almeno per i bimbi di piccole fasce di età, andiamo ad acquistare della lana in particolare per loro. 50 grammi equivale a 166 metri di filato e si lavora con un uncinetto 3/4. Io andrò a realizzarlo con un uncinetto 3/5. Poi vi servirà un ago da lana a punta tonda, un paio di forbici e andremo anche a realizzare il pompon. Quindi, se non avete quell'affarino che io fra un po' nel tutorial vi farò vedere per fare il pompon, potete farlo anche con due cartoncini tagliati in modo da poterlo realizzare, d'accordo? O con una semplice forchetta. Andiamo avanti con il tutorial. Vi basteranno un gomitolo di due colori diversi, o volete farlo solo di un colore, sta a voi. Man mano poi vi dirò quanto ne andrò ad utilizzare perché lo sto realizzando con voi. All'inizio del tutorial, comunque, vi scriverò il filato, quanti grammi sono andati via e tutto l'occorrente. Bene, vi lascio al tutorial, mi raccomando, iscrivetevi, cliccate su un campanellino a fianco in modo che possiate ricevere le notifiche ogni qualvolta andrò a pubblicare un tutorial. Condividetelo nei vostri social, invitate le vostre amiche in modo che anche loro possano divertirsi insieme a noi. Andiamo avanti con il progetto. Bene, andremo a realizzare questo berretto. Nel mio caso, io sviluppo una misura da 0 a 3 mesi. Lo sviluppo è semplicissimo e possiamo fare per i bambini più grandi e anche per i ragazzi, addirittura per gli adulti. Come si sviluppano le misure? Se io devo aumentare per una taglia più grande, facciamo un esempio, da 3 a 6 mesi, aumento un centimetro. Quindi, se metto su 35 catenelle per l'altezza del mio berretto, un centimetro in più sarà 37. Chi ha seguito o chi segue le mie live sa che io parlo in centimetri e non in catenelle. Questo perché? Se sto utilizzando un filato più sottile, non andrò a mettere 35 catenelle, ma ne andrò a mettere 37. Così, se è un filato più spesso, ne metterò 35 e non 37. Per cui, io metto sulle catenelle, vi dirò quanti centimetri sarà l'altezza e voi vi regolerete in centimetri e non catenelle. Anche perché questo lavoro, che questo progetto semplicissimo che porteremo avanti, non ha un multiplo. Quindi, qualsiasi siano, va bene ugualmente. Quindi, ripetiamo, vado a mettere sulle catenelle, vi dirò di quanti centimetri per ogni taglia in più dovete aggiungere un centimetro. Allora, per 0-3 mesi sono 22 centimetri. 3-6 mesi saranno 23, 6-9 24, 9-12 saranno 25, va bene? E così andrete ad aumentare la misura per quanto riguarda il berretto. Ecco, ho messo su le catenelle. Come volersi dimostrare, con questo filato sono andata a mettere su 48 catenelle, proprio perché dipende dal filato che stiamo utilizzando. Ecco perché vi consiglio di prendere, come vi faccio vedere, la misura in centimetri.
22 centimetri. Va bene? Per 0, 3 mesi. Per 3, 6 mesi, 23 centimetri. Ogni taglia in più, 1 centimetro in più. Non conteggiate le catenelle, conteggiate i centimetri. Solitamente quando noi giriamo dobbiamo fare il lavoro in costa retro. Solitamente noi facciamo la catenella, cerchiamo di agevolare le meno esperte. Cosa vado a fare? Giro, entro nella catenella e lavoro la maglia bassa. Aspettate. Riuscite a vedermi? Ecco qui. Lavoro la maglia bassa. Quindi questo primo giro vado a lavorare una maglia bassa per ogni catenella così come si presenta e continuate fino alla fine del giro. Ed eccoci qui. Ho fatto l'ultima maglia bassa sull'ultima catenella. Adesso girate il lavoro. Entrate sulla successiva maglia bassa, però quando noi lavoriamo le maglie basse prendiamo entrambe le asoline, d'accordo? Dobbiamo prendere solo l'asolina sul dietro, ve lo faccio vedere. Anziché prendere entrambi le asoline, so se riuscite a vedermi se si sfoca, dobbiamo prendere solo l'asolina sul dietro e andarla a lavorare. Se inclinate leggermente il lavoro, vi è tutto più semplice. Anziché prenderlo così, entrambi in questo modo, inclinatelo dalla vostra parte e lavorate l'asolina sul dietro. Andate sulla successiva e lavorate l'asolina sul dietro. Successiva, asolina sul dietro. Quindi andiamo a fare i nostri giri per la misura che ci serve in questo modo. Sempre in costa, maglia bassa, asolina sul dietro e maglia bassa, asolina sul dietro e maglia bassa. Quindi continuate così per tutto il giro. Siamo arrivati alla fine del giro. Entrate come se state lavorando una normale maglia bassa. Non la lavorate l'ultima in costa. Ed ecco qui. Girate il lavoro. Entrate, prendete entrambi le asoline e lavorate a maglia bassa. Ora inclinate, prendete l'asolina sul dietro e la lavorate in costa. Questo per rendere tutto più semplice alle nostre amiche che ancora adesso riescono ad elaborare in questo modo più semplice i nostri berrettini per i nostri bimbi. Perché magari le più esperte fanno la catenella di rialzo, rientrano in costa. Questa è una maniera più semplice e per delineare correttamente la base e l'inizio del lavoro. Quindi, fino alla fine del giro, lavorate in costa, quindi prendendo soltanto l'asolina sul dietro del lavoro. Lavorate in costa, siamo all'ultima maglia bassa. Non la lavoriamo in costa prendendo l'asolina sul dietro. La lavoriamo a maglia bassa, per cui ricordatevi, all'inizio e alla fine del giro, lavorate, vedete come viene a pareggiarsi?
la normale maglia. Quindi ricordate ogni volta, alla fine del giro fate la maglia bassa sull'ultima maglia bassa, girate il lavoro, avete qui, non fate la catenella di rialzo, in questo primo spazietto non lavoratelo in costa, entrate e lavorate la semplice maglia bassa. Successivamente inclinate il lavoro, entrate nell'asolina sul dietro e lavorate la maglia bassa in costa. Quindi solo all'inizio e alla fine, la prima e l'ultima la lavorate con la semplice maglia bassa, sempre nella prima maglia bassa. Va bene? E continuate così. Sono arrivata alla misura desiderata, quindi, come vi ho detto, più che catenelle, vi dico le misure perché dipende dal filato che andate a utilizzare. Sono 22 centimetri d'altezza per 29 centimetri di lunghezza. Questa per una misura 0,3. Per una 3,6 dovete aggiungere un centimetro in più. Quindi ogni taglia in più un centimetro in più. Va bene? Di lunghezza. Ora cosa dobbiamo fare? Una volta creato il nostro rettangolo, lo dobbiamo unire. Uniamolo direttamente con l'uncinetto, senza utilizzare l'ago. L'ago lo utilizzeremo per chiudere la parte superiore. Prendete il vostro uncinetto, entrate nell'asolina, entrate nella stessa maglia iniziale dell'altra parte del pannello. Quindi a questo punto agganciate il filo, tirate e andate a chiuderlo. Ora lo dobbiamo sempre chiudere come se lo facciamo la lavorazione in costa. Piegate il lavoro sulla prima maglia bassa, prendete l'asolina esterna. Quella di fronte prendete la prima asolina, quella interna, quella dalla vostra parte. Agganciate il filo, tirate e chiudete a maglia bassissima. Successivamente, dalla vostra parte l'asolina esterna, dall'altra l'asolina interna. Agganciate, tirate e chiudete a maglia bassissima. Asolina esterna, asolina interna, agganciate e chiudete a maglia bassissima, esterna, interna. Quindi andate a chiudere per tutto il vostro lato in questo modo. Io la sto lavorando perché vi faccio vedere poi come viene la chiusura così. Vedete? È come se voi state continuando la lavorazione e la facciamo direttamente lavorando a maglia con l'uncinetto e non con l'ago. Ve lo faccio rivedere. Allora, questi sono i due pannelli che stiamo lavorando. Dalla vostra parte dovete prendere l'asolina esterna. Di fronte invece avete due asoline, prendete quella interna, ok? Agganciate e chiudete a maglia bassissima. Quindi continuate a lavorare per tutto il lato. Finito di unire tutta la parte, siamo arrivati alla base, alla fine. Agganciate il filo, lasciatene un bel po' di filo lungo, perché con questo filo andremo a chiudere con l'ago la parte superiore del berretto.
perché qui viene chiuso, questa è la base, andremo a fare il risvolto ed ecco il berrettino per i nostri bimbi. Quindi, avendo lasciato un bel po' di filo, prendete il vostro ago, ago da lana, e incominciamo a chiuderlo. Quindi entriamo dove abbiamo questa sporgenza della lavorazione, centriamo man mano e quindi successivamente, non andando a intaccare la parte esterna. Successivamente, eccoci qui. Ho cambiato l'ago perché quello per questo lavoro non andava bene. Allora, entriamo nella parte quella sporgente dalla parte interna, in modo che all'esterno non possa vedersi la cucitura. Quindi entrate man mano e tiratelo. Eccoci qui. La passate. Quindi facciamo questo lavoro tutto in giro, che dobbiamo andare a stringere e cucire la parte superiore. La stessa cosa sarà fatta sia per un berretto per la misura più grande, addirittura da ragazzo o da adulto. Poi attenetevi alle tabelle degli adulti per quanto riguarda le misure. Ecco qui. Io continuo fino alla fine. Arrivato alla fine, andate a tirare per bene il filo, fino a, attenti a non spezzarlo, a chiudere la parte superiore. Prendete queste due estremità, tirate, riprendetela e fate un cappietto. Quindi entrate nel cerchio. Andate a chiuderlo in modo che non vi si allenti. Quindi ritorniamo nella parte superiore e andiamoli ad unire così. Solo la parte lì, perché al centro andremo, ecco qui, sia da una parte che dall'altra. Filo, lavorate, passatelo da sopra. Ecco quindi andate a chiudervi la parte superiore del berretto. Vedete? Chiudetela in modo che non dia fastidio nel momento in cui andranno a indossarlo.
Una volta fatto questo, entrate nella solina e chiudetelo. Entrate e fate il vostro cappietto, lasciate il filo. Per cui, se lo giriamo dalla parte del dritto, abbiamo unito la parte superiore. Dov'è la cucitura? Vedete? Sempre un continuo, però la cucitura fatela sempre capitare al centro sul dietro. Ora andremo a creare un pompon in modo da poterlo abbellire e abbiamo quasi finito il nostro piccolo berrettino. Una volta unita tutte le parti del cappellino e cucita la parte superiore, andiamo a prendere questi arnesi per quanto riguarda la creazione dei nostri pompon. Quindi andate ad arrotolare un bel po' di filato su un lato e sull'altro. Arrivato a questo punto, dobbiamo unirli perché per cui, arrivati a questo punto, andiamo a tagliare dalla parte centrale, così, sia da un lato che l'altro. E ora anche di qua. Più lana mettete, più il pompon vi viene grande. Prima di aprirlo, allargate leggermente la parte centrale, ci passate il filo così e fate un nodo. Quindi prima fate il primo, stringetelo, mi raccomando, non tirate tanto che altrimenti vi si spezza. Ne fate un altro. Ok, e andate a fare il nodo. A questo punto lo andrete a sfilare da una parte e dall'altra ed ecco qui il vostro pompon. Un filo lo lasciate, l'altro lo tagliuzzate fino a renderlo, insomma, tutto uguale. Queste codine le andiamo a eliminare. Quindi ve lo andate a modellare. Vedete queste punte in più? Così le tagliuzzate. Ecco qui. Questa in più. Andate a metterlo in questo modo, a dare un'unica lunghezza. Ed eccoci qui. Questo sarà il nostro pompon per il nostro cappellino. Ora cosa andiamo a fare? Prendiamo il nostro ago, ci infiliamo il filo, quello che vi ho fatto lasciare, che sarà un po' più lungo. Prendete il vostro pompon, lo inseriamo, lo andiamo, lo tiriamo all'interno. Eccoci qui. Tirate al contrario. E ora lo andiamo a cucire per bene. Andiamo a bloccare dall'interno. Tirate il filo. Sempre
che lo cucite, entrate nel cappietto e stringete. A questo punto andate a controllare che sia ben messo. Ecco qui. Mi raccomando, tutti questi in più, questi più lunghi, andate a modellarlo. Cercate di avere la stessa linea. Con le codine che vedete, alle punte appena, non tagliatene tanto, altrimenti del pompon non vi resta nulla. Ecco qui. Come se lo state pettinando. Quando vi spunta qualche codina più lunga, la tagliuzzate. Così. Come quando andiamo dal parrucchiere, che danno una forma ai nostri capelli. E così facciamo anche noi. Con i nostri pompon, ecco fatto. Questo qui, ecco qua. All'interno, quindi abbiamo fatto bene così, andiamo a fare un nodo con il filo rimasto di quello che abbiamo cucito all'interno. Ed eccoci qui. Ora dobbiamo nascondere il nostro filo all'interno della lavorazione. Possiamo anche metterli insieme o farle uno per volta. Facciamone uno per volta. Se è più semplice anche per voi. Eccoci qui. Oddio, ci riesco più. Poi quando si registra ci sono tutti gli imprevisti. Quando non registriamo ci riusciamo come nulla. Ora volta unito andiamo a nascondere all'interno del nostro cappellino. Mi raccomando, non tagliatelo mai all'estremità. Ecco qui. Un filo per volta. Una volta che l'avete passato un bel po', lo tagliamo. La stessa cosa andremo a fare con l'altro. Ed eccolo qui pronto. Calcolate per un cappellino 0-3 mesi va via un gomitolo da 50 grammi di lana. Ora però vogliamo abbellirlo in un modo particolare il nostro cappellino? Vogliamo fare il faccino di un orsetto? Prendete un filato di un colore diverso, io ho questo qui, ne basta poco. Non è un marrone bruciato, ma è un marrone leggermente più chiaro. Allora, vado a fare il cerchio magico e andrò a lavorare un cerchio, quindi una catenella di rialzo. E una maglia bassa all'interno del cerchio magico vado a lavorare 6 maglie basse 4 5 e 6. Chiudete il cerchio magico, entrate sulla prima maglia bassa, agganciate il filo, chiudete a maglia bassissima. A questo punto andate a chiudere per bene il cerchio magico. Ora, catenella di rialzo, in ogni maglia di base andremo a lavorarne due. Quindi faremo un aumento, aspettate, su ogni maglia bassa. Alla fine avremo un totale di 12 maglie basse. Mettete un marcapunti alla prima maglia bassa in modo che così non vi confondiate con l'inizio della lavorazione. Ecco qui messo il marcapunti. Quindi 2, 3 e l'aumento. E 4. Successiva 5 e l'aumento. Continuate così fino alla fine del giro e chiudete il giro a maglia bassissima. Finito il giro, andate a togliere il marcapunti. Entrate nella prima maglia
Maglia bassa che avete lavorato, agganciate, chiudete a maglia bassissima, catenella di rialzo e lavoriamo una maglia alta, una maglia bassa, scusate, rimettete il marcapunti. Successivamente l'aumento e 2 sulla maglia successiva una maglia bassa, successivamente un aumento, successiva una maglia bassa, successivamente un aumento. Continuate così. Se iniziate con la maglia bassa, dovete finire con l'aumento nell'ultima. A questo giro abbiamo un totale di 21 maglie basse. Quindi togliamo il marcapunti, entriamo nella prima maglia bassa, agganciamo e chiudiamo maglia bassissima. Ora catenella di rialzo. Una maglia bassa sulla prima e rimettete sempre il vostro marcapunti, così non sbagliate. Ora andiamo a fare sulla successiva la maglia bassa, sulla successiva l'aumento. Quindi a questo giro andiamo a fare due maglie basse e un aumento. Ripetiamolo insieme. Una maglia bassa sulla maglia bassa, successiva una maglia bassa, sulla successiva un aumento. Quindi una maglia bassa sulla successiva una maglia bassa, sulla successiva un aumento. E continuate così per tutto il giro. Abbiamo finito il giro? Abbiamo un totale di 28 maglie basse. Togliete il vostro marcapunti. Entrate nella prima e chiudete a maglia bassissima. Adesso andiamo a fare un giro di maglie bassissime per pareggiare il tutto, quindi per rifinire il cerchio, perché questo sarà il faccino del nostro piccolo orsetto. Dovete fare un giro in più a quello che abbiamo fatto per ogni taglia in più. Quindi abbiamo fatto il primo giro di maglie basse, il secondo di aumenti, il terzo giro di un aumento ogni maglia bassa, il quarto giro di un aumento ogni due maglie basse per la misura 0,3. La 3,6 andrete a fare il quinto giro, un giro in più. Per la 6,9 il sesto giro, quindi un giro in più per ogni taglia. Ora, cosa vado a fare? Entro nella prima maglia bassa, aggancio e chiudo a maglia bassissima. Quindi vado sempre a mettere il mio marcapunti in modo che così non sbaglio. Ogni maglia bassa, non tirate molto il filo, lavorate la vostra maglia bassissima. Ecco qui. Quindi tutto in giro andremo a rifinirlo in questo modo. Arrivato alla fine del giro, entrate sulla prima. Anzi. Tirate l'asolina, girate al contrario, entrate nella prima maglia bassissima che avete lavorato, agganciate l'asolina e tirate. Aspettate, sono posizionata, sì. Ora agganciate il filo, lo entrate. Lo tagliate bello lungo e lo bloccate. Quel brutto nodino ci verrà
Guardate, all'interno del lavoro, non all'esterno. D'accordo? Chiudete per bene la parte, ecco, centrale, dove abbiamo fatto un cerchio magico e andiamo a nascondere un attimino il filo. Mi raccomando, lo dico sempre nelle mie live. Non tagliate mai il filo all'estremità del lavoro. Ecco qui. Ora lo andiamo a posizionare sul cappellino. Quindi prendete il centro, questa è la parte dietro dove l'abbiamo unita, questo è il davanti, al centro, infilate il filo che vi ho fatto tagliare più lungo nel nostro ago da lana. E ora arriva il bello, perché non mi entra mai questo, sempre quando sono in diretta. Ora dobbiamo cucirlo. Mi raccomando, quando lo cucite, bloccatelo innanzitutto con sempre col marcapunti, in modo che non cammina, non si sposta, non vi viene storto. Ecco qui. Riprendete l'ago. Una volta che avete fissato la parte superiore, quindi il faccino dell'orsetto, tirate giù il risvolto e andiamolo a cucire. Dovete prendere solo la parte superiore del lavoro, in modo che dal rovescio non si vedranno le cuciture. Quindi prendiamo questa parte, tirate il filo, lo passiamo nella solina qui, sono posizionata, sì, senza strattonarla, e poi lo ripassiamo nel successivo. Lo fate uscire di qua. Mi raccomando, vedete? E andiamo una parte giù. Facciamo la stessa col lavoro nella solina. Lo tiriamo, andiamo nella successiva e lo facciamo uscire. Fatelo in questo modo, così, senza, mi raccomando, strattonarlo, altrimenti vi viene tutto un lavoro tirato a solina. La parte, vedete, la lavorazione solo sopra. A giro ve lo posizionate, lo passate nella solina successiva. Spingete un po'. Andate qui in automatico nella solina. Ora andate qui, fate uscire giù, ecco qui nella solina. Aspettate, non ho preso bene la solina. Vi faccio vedere una cosa. Dall'interno non ci sono cuciture, d'accordo? Ecco perché andremo a cucirla tutta in questo modo. Siamo arrivati al punto di partenza. Quindi arrivate a questo punto, fate così. Entrate dietro nel cappietto, andate e lo chiudete. Con l'ago lo andiamo a nascondere così, all'interno del lavoro, e tagliate. Possiamo ora togliere il nostro marcapunti. Se io giro al rovescio del lavoro, vedete? Eccoci qua. Ora, con risvoltino, abbiamo il faccino del nostro orsetto. Ora andremo a fare le orecchie
la boccuccia, faremo le zampette qui. Le orecchie andiamo a fare un cerchio magico e le 6 maglie basse. Ne facciamo una insieme e poi voi andrete a fare l'altra per unirla alle due parti in alto. Quindi fate sempre il cerchio magico e la parte centrale, quindi portate indietro la registrazione. Fate le 6 maglie basse e le 12 maglie basse successive. Allora, con la stessa tecnica ho creato il primo orecchio e il secondo. Con la stessa tecnica che vi ho spiegato per quanto riguarda il faccino, sono andate a cucirli. Ne ho fatto già uno perché soltanto il faccino e le zampette che fuoriescono, perché non farle? Quindi lateralmente sono andata a creare le 3 ditine del nostro ossetto. Quindi sul laterale abbiamo questo, sul laterale andiamo qui. Quindi fatelo con l'ago questo lavoro. Alla misura della fine del nostro cerchio ho fatto la prima. Vado qui, alla fine del nostro cerchio faccio la seconda. Quindi entro con l'ago e il filato lo stesso colore. Uscendo, guardate, dallo primo spazietto. Eccoci qua. Sempre con la stessa tecnica, non tirate. Lasciate un po' a margine il filo. Entrate sempre qui, parte superiore, in modo che dall'interno non si veda nulla. E il filo, la codina, la fate capitare qui al centro. Ora rientriamo nuovamente nello spazietto, tutto molto morbido. Tirate il filo, aiutatevi in questo modo. Se qui avete 2 fili, 2 ne dovete tirare qui. Entrate sempre qui. Al successivo, quindi qui a fianco proprio, vedete? Vado a lavorare la seconda. Questo l'ho tirato un pochetto, potete anche tagliarlo all'estremità. Ecco qui. Sì, un po' più di pazienza, tranquille, senza strattonare. Quindi successivamente sempre quello all'interno, aggancio, piano, come un ricamo. Deve essere come un ricamo. Rientro e lo ripasso. Ed ecco la seconda. Cerchiamo di non farle accavallare. Ecco qui. Ora vado nel successivo spazietto. Ecco qui. Se guardate bene, anche qui il centrale ne ha 3. Entro. Aspettate, aiutatevi così. Non lo trovo. Ecco qui, aiutatevi allargando leggermente il cappellino. Ecco qui, ce l'abbiamo fatta. Entriamo all'interno e facciamo il terzo. Una volta fatto questo, entrate dall'interno in questo modo. Non tagliate mai all'estremità, così, e tagliate. Ed ecco qui le zampette del nostro piccolo orsetto. Ora però dobbiamo fare gli occhietti e la boccuccia. Quindi riprendiamo il filo bianco, o se volete il filo più scuro di questo. Andiamo a prenderlo più scuro. Sono andata a trovare proprio il nero e se vedete, in base a quello che ho utilizzato, è molto più doppio.
Allora, qui mi vado a fare l'occhietto. Dall'altra parte vado a fare l'altro occhietto. Cerchiamo di prendere la stessa misura. Ecco qui. Così non mettiamo i bottoncini, i bambini tirano il cappellino. Se è pericoloso, abbiamo fatto qualcosa di più sicuro. Andiamo in basso per fare la bocca. Quindi dalla parte sopra senza tagliarlo. Ecco qui. Solitamente la boccuccia dell'orsetto è fatta in questo modo. Aspettate. Così. Eccoci qua. Dobbiamo riempire questo spazietto. Il nasino mi è venuto, che bello. Il nasino nero nero. Questo è il bello del fatto a mano. Io non voglio qualcosa di perfetto, perché le cose perfette sono lavorate con le macchine. Ora entro qui. Non tirate mai tanto e taglio. Fate così ed eccolo qui. Non è sfiziosissimo con le sue zampettine. Perfetto. E il vostro cappellino è bello e finito. Quindi, per i nostri bimbi, per un regalino di Natale, magari ho scelto il bianco, perché il bianco comunque lo si abbina dappertutto. Potete farlo anche azzurro e bianco, il bombone azzurro, il cappellino bianco, tutto rosso, visto che siamo sotto le feste di Natale, e fare magari, anziché la faccina dell'orsetto, la faccina di Babbo Natale. A voi la fantasia, io vi ho dato un input. Io vi ho dato un modo per poter realizzare qualcosa. E la semplicità, la cosa più bella, perché è molto semplice, è molto facile anche per chi è alle prime armi. Come vi ho spiegato, è abbastanza semplice e veloce. Basta prendere bene le misure, cucire, unire i due lati. Quindi il nostro rettangolo con l'uncinetto, con l'ago su, fare pompon con questi affari. Qui che sono in vendita o ci sono anche altre che lo fanno col cartoncino e quindi è bello e fatto anche il pompon. O chi proprio non ci riesce si vendono già tutti fatti nelle confezioni.
E poi un semplice cerchio magico, un tondo grande, due piccolini, un po' di filo per le zampette ed ecco qui il nostro cappellino. Ebbene, mi auguro vi sia piaciuto il tutorial. Lasciate un like, un commento, un mi piace, condividetele nei vostri social, facciamo divertire anche le nostre amiche a realizzare questi fantastici lavori insieme a noi. E mi raccomando, aspetto la realizzazione dei vostri lavori sul mio gruppo Facebook, L'Uncinetto di Adele ed il Magico Mondo delle Creative. Vi saluto, alla prossima. Ciao ciao a tutte!